analizziamo il primo caso in cui la sorgente si muove e l'osservatore rimane fermo. Diciamo subito che questa bellissima animazione virtuale viene vista dal computer come un virus, non è un virus ovviamente, quindi per farla funzionare bisogna disattivare l'antivirus, altrimenti il sistema operativo, cioè l'antivirus, immediatamente la cancella. Dopodiché questa animazione virtuale ha diverse funzioni. Si può scegliere innanzitutto il tipo di movimento. Adesso il movimento è horizontal, che sta a indicare che la sorgente, cioè l'ape, si muove in orizzontale. Dopo, quando faremo il secondo caso, sceglieremo mic horizontal, vuol dire il microfono si muoverà orizzontalmente e l'ape starà ferma. Qui si può regolare l'ampiezza del moto orizzontale dell'ape, quindi questa è la massima ampiezza, in questo momento vuol dire che l'ape fa l'escursione massima destra-sinistra, invece l'ampiezza del moto verticale è 0, perché l'ape non fa nessuna escursione in verticale. Si può regolare anche la frequenza del moto orizzontale, cioè con quanta frequenza, cioè quante volte al secondo o al minuto l'ape fa avanti e dietro. E lo stesso nel caso di moto verticale, che comunque in questo caso non c'è. Quindi attenzione che questa frequenza non è la frequenza di emissione delle onde sonore, ma è la frequenza del moto orizzontale dell'ape che oscilla avanti e indietro. C'è la possibilità di aumentare o diminuire la velocità delle onde sonore, per esempio aumentando la velocità delle onde sonore si vede che queste onde viaggiano più veloci. E poi c'è la possibilità di vedere slow motion, spostando questo cursore a destra si vede sempre più rallentato questo movimento. Si possono anche scegliere due tipi di suoni differenti, questo è il primo. Scegliendo l'altro suono si ha quest'altro suono qua. Inoltre si può rendere trasparente la finestra. Graph sarebbe questo grafico quassù, dove c'è una matita che indica i fronti d'onda che riceve il microfono. Ogni volta che il microfono riceve un fronte d'onda, la matita batte un segno e il microfono emette un suono. Vediamo adesso perché si verifica l'effetto Doppler in questo primo caso in cui la sorgente avanza e si avvicina oppure si allontana. Nel caso in cui la sorgente si avvicina, vediamo che genera nello spazio dei fronti d'onda molto ravvicinati tra loro. Questi fronti d'onda arrivano al microfono, che quindi li registra in una sequenza molto rapida. Quando invece l'ape si allontana, genera questi fronti d'onda che sono molto distanziati e quindi il microfono riceve questi fronti d'onda molto più diradati nel tempo. Quindi quando i fronti d'onda sono ravvicinati nel tempo, cioè ravvicinati nello spazio, come in questo caso che l'ape è andata avanti, allora il microfono li registra ravvicinati nel tempo. Quando la sorgente genera fronti d'onda allargati nello spazio, quindi rarefatti, diciamo così, allora il microfono li registra nel tempo con una frequenza minore. Questa sarebbe la frequenza F' di ricezione del microfono, che è diversa dalla frequenza di emissione, perché la frequenza di emissione è sempre quella. L'ape emette sempre la stessa frequenza, cioè emette sempre le onde con la stessa frequenza di emissione. Immaginiamo che al posto dell'ape ci sia la macchina di Formula 1, adesso sta arrivando sul rettilineo, verso il microfono che sta a bordo rettilineo. La macchina emette a 200 Hz, come abbiamo visto prima, però tutti questi fronti d'onda sono molto ravvicinati e quindi il microfono riceve una frequenza maggiore, per esempio 250 Hz. Viceversa, quando la macchina è passata oltre il microfono e si allontana, il microfono riceve una frequenza minore, per esempio 160 Hz. Quindi il microfono adesso riceve una frequenza maggiore di 200 Hz, che è la frequenza d'emissione, e ora una frequenza minore di 200 Hz. Facendo la simulazione vocale, immaginando che 200 Hz sia questa nota emessa dal motore, adesso in avvicinamento la nota è più alta. Questo perché in avvicinamento il microfono riceve, come si vede qua,
più fronti d'onda al secondo, più di 200. Mentre invece quando è in allontanamento, come si vede in quest'altra parte del grafico, ne riceve meno di 200. Quindi in conclusione di questo primo caso, possiamo dire che l'effetto Doppler generato da una sorgente in movimento rispetto a un microfono è causato dal fatto che la sorgente, che emette sempre con la stessa frequenza, per esempio 200 Hz, però spostandosi genera fronti d'onda nello spazio che sono molto ravvicinati quando la sorgente avanza, oppure molto distanziati tra loro quando la sorgente arretra. Quando la sorgente avanza i fronti d'onda sono ravvicinati tra loro, quando la sorgente arretra i fronti d'onda sono prodotti invece distanziati tra loro. E il microfono riceve i fronti d'onda ravvicinati, come in questo caso, e quindi aumenta la frequenza di ricezione, oppure riceve i fronti d'onda distanziati, come in quest'altro caso, e quindi riceve una frequenza minore.